È nata dal fatto che io faccio la mia passione grazie alla natura e quindi mi sentivo un po' in dovere di fare anche io qualcosa per lei e quindi mi sono messo a ripulirla. Mentre va in bici, Sì, mentre faccio la mia passione. in sella la sua mountain bike, tra una pedalata e l'altra pulisce i boschi del Prato Magno. Cosa hai raccolto oggi? Ma un po' di plastica, qualche bottiglia di vetro e questo che non saprei cosa possa essere. Daniele Nannucci, 19enne, casentinese, un vero e proprio ciclista ecologico, ha infatti già raccolto ben 30 kg di sporcizia tra vetro, plastiche e molto altro ancora. Per quanto possa sembrare insignificante, anche raccogliere una bottiglia può contare davvero tanto. Anche una cosa al giorno conta parecchio. Diciamo che siamo noi il futuro, quindi dobbiamo dare anche il buon esempio. Per il giovane residente a Talla, in provincia di Arezzo, adesso è arrivato anche un riconoscimento simbolico direttamente da Bruxelles per il suo impegno in difesa dell'ambiente. Secondo noi incarna molto bene il programma LIFE perché si occupa di difendere l'ambiente, che è tutto sommato il nostro futuro perché non abbiamo un pianeta B. Ci sembra un gesto giusto di riconoscimento nei confronti di un'azione che, come Daniele spesso ricorda, non ha niente di speciale, in realtà ce l'ha perché denota un senso civico che ormai oggigiorno purtroppo non è poi così diffuso. Il messaggio di Daniele è stato anche raccolto dai suoi concittadini che il prossimo 5 maggio scenderanno in campo per la prima ecocamminata. L'obiettivo è ovviamente quello di pulire l'ambiente dai rifiuti abbandonati. Stiamo organizzando manifestazioni proprio per raccogliere l'immondizia che c'è per le nostre strade, magari creare anche un comune un po' più, diciamo, anche bello dal punto di vista estetico.